E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 24esimo episodio su Pokémon Smeraldo. Andiamo subito ragazzi perché è una cosa bellissima, zio Pera. Allora ragazzi, siamo qui ragazzuoli. Andiamo con volo perché dobbiamo andare a Seneride. Anzi, prima di andare lì ragazzi, vorrei vedere una cosa. Prima di andare lì vorrei vedere una cosina pisellina piccolina. Allora andiamo qui. Aspetta, prima vorrei fare un... vabbè, attenzione, attenzione. Allora, quello che ho fatto, ragazzi, è proprio questo. Ho preso ben 31 repellenti max, perché sennò ogni volta... Cazzi e mazzi. Allora, dovevi andare... Tanto qua ci sta una lotta in doppio che facciamo perché c'è una Pokéball, ragazzi. Quindi ora li uccido instant. Perfetto, perfetto, dai, andiamo, 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 ragazzi, andiamo. Bello. Ditto e Rattata. Pokémon fe... Bello Rattata comunque su sta gen, raga. Bellissimo, vi giuro. Piccolino, 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 piccolino. Hitmonchan. Ok. Foglie lama di Venusaur. Oh, super efficace su Ditto l'erba. Attenzione signori. Comunque come state ragazzi? Come state? Mi raccomando, scrivete sempre nei commenti se volete cosa fate il giorno, tutte robe qua, ragazzi. Facciamo sempre così. Spero tutto bene soprattutto. E vi ricordo di seguirmi anche su Twitch, ragazzi. Link in descrizione, tutto in descrizione, ci sta, eh. Ok, è morto Venusaur comunque. Oh, caramella rara, raga, attenzione. Attenzione. Ma io devo fare una cosa. Vedere un attimo la mappa. Perché dobbiamo andare. Vedi, a Seneride. Qua c'è il posto. Ok. Però io mi ricordo, ragazzi, che devo usare sempre da qualche parte. Sub. Da qualche parte, ragazzi. Però forse è qui, lo sapete. Ora vediamo, scopriamo, scopriamo un attimo. Vai, andiamo. Percorso 126. Ma ci dovrebbe stare una parte qui, ragazzi. Forse. Tipo con della sabbia tutta strapipipipipipigata. Dove è sta parte? È qui, ragazzi. Mi sa qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Oh, comunque c'ho due caramelle rare. Buono. Ok, sì, è qua, ragazzi, mi sa. Allora, Pokémon. Cube. È qua, ragazzi. Ok. Ok. Oh, ragazzi, ho curato anche... Ma qua si può trovare selvatici o roba del genere? Non lo so, va bene. Andiamo ragazzi, andiamo. Sott'acqua. Una luce illumina l'acqua dall'alto. Vuoi usare sub? Devo fare così, ragazzi. Ma siamo Seneride! Ciao, come ti chiami? Ok, bello, io mi chiamo Kira. I miei genitori hanno dato questo nome perché volevano che crescessi in salute e diventassi cordiale. Puoi avere una di queste. Bacca. Il pomodoro mi ha dato, il pomodoro, raga. Ok, ragazzi. Anche bacca figo perché sono figo. Ok, ragazzi. Finalmente siamo... Non mi ricordavo che Seneride si... provasse così, sinceramente. Qua c'è il Pokémon Center, è il Pokémon Market. Allora, la grotta che collega Seneride al mondo esterno. Sembra che si sia stata creata per custodire qualcosa. O forse mi sto inventando le cose. Chi cazzo lo sa? A seguito di un'eruzione, un vulcano sottomarino è emerso dalle profondità. Il cratere affiorato dal mare si è riempito di acqua piovana. Questa è l'origine di Seneride. Figo! Molto interessante, devo dire. Qua è tutto bloccato.
Andiamo sopra, non è bloccato per niente, infatti, guarda qua quante roba. Poi, grande Signorite, eh? Visitiamola, visitiamola. Signore di Pokémon, giusto? Dopo l'essere Signorite, Rodolfo ha molti fan. Ne ha più del suo allievo Adriano. Tu hai dei fan? Sì. O devi essere parecchio forte. Sì, perché il mio fan sono io, me stesso. Ok, andiamo qua, ragazzi. Sembra esistere una relazione tra Senerite e il Monte Pira. Ho condotto delle ricerche insieme ai miei amici nel laboratorio dove lavoravo. Il fratello maggiore ha studiato biologia marina. Bella. E voi cosa avete studiato, ragazzi? Bella sta città, ragazzi, mi piace troppo. Ho vissuto per 30 anni a Senerite per affinare le mie capacità. Ho sviluppato un MT a... MT31, ragazzi, che MT sarà? Ha detto da paure? Ma breccia. Ma breccia, ragazzi. È buona breccia, ragazzi. Wow, ne hai fatta a distrarre fino a Sinidira. Non è da tutti. Vabbè, non è un'impresa così eccezionale. Ma che cazzo vuoi allora, coglionazzo? Ma che sta forte? Cosa, no? Chi sei mai? Perché questa è la grotta dei tempi. Si dice che gli spiriti dei Pokémon che riposano in pace sul Monte Pira ritornano in vita qui. Vattene per favore. Ragazzi, incazzato. Cioè, con calma, vai tranquillo, zio, però. Ma prima o poi posso entrare in quella grotta, mi ispira, ragazzi. Penso di sì, eh. Ok, oh, qua c'è la palestra. Potremmo anche farla, sincero. Non so che livello sono, però. Allora, qua il Pokémon Market. Sinidira è una sorta nel cratere di un vulcano. Guardando verso il cielo si vede il bordo del cratere. Il cielo appare come un cerchio. E questo è il fascino del cielo sopra Sinidira. Interessante, ragazzi. Quando ero giovane ho girato il mondo come allenatore di Pokémon. Ora che sono vecchio, il mio unico divertimento è assistere alle lotte dei giovani allenatori. Oh, perché qua ci stanno le cose, ragazzi? C'è una porta. E dove porta quella porta? Andiamo qua. Ciao, era da un po' che non avevamo clienti. Mi ha illuminato la giornata, quindi ti meriti questa bambola Wilmer? Grazie, zio Piro. Conosci il Pokémon Lotto? Dai raro vedere a Sinirite. Il Lotto è grande, mi piace un sacco. Mio fratellone dice che Sidot è più grande, ma si sbaglia di grosso. Tutti sanno che il Lotto è molto più grande. È un Lotto da con te, fammo vedere. Purtroppo no. Però ragazzi, se avete Pokémon Smeraldo, andate a parlare con questo. Non so che cosa vi dà, ragazzi, eh. Oh, anche Seedot, ragazzi, eh. Anche Seedot. Seedot e Telotad. Quindi catturateli, ragazzi, eh. Vi do Pokémon Smeraldo normale, ovviamente. È interessante qua la roba là dei fratelli, eh. Stammi a sentire, ho qualcosa di importante a dirti. Corre voce che nei dintorni ci sia un relitto sul fondo del mare. Laggiù ci potrebbero essere tesori ancora da scoprire. Quali, ragazzi? Tesori antichi? Ok, questo ci ha dato una bella informazione. Non sono mai uscito da questa città. Come sarà il mondo al di là di questa volte celeste? Chi lo sa? Mondo di merda. Monte Pira, sapevi che sulla cima ci sono due sfere una accanto all'altro? I due sfere una accanto all'altro, la loro vista in qualche modo infonde tranquillità. Ok, abbiamo visitato tutta la città, penso, ragazzi. Quindi ora mi cura i Pokémon. Mi cura i Pokémon, ragazzi. Andiamo a fare la palestra. Andiamo a fare la palestra velocemente. Supera. Oh, ragazzi. Ho parlato con questa, no? E da sdoppiatore. Sdoppiatore, ragazzi. Ma subisce danno sdoppiatore, vero? Ma è un po' la Blaziken, no? Non so perché. Però proviamo come legge. Carica molto pericolosa che danneggia anche chi la fa. No, 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 ragazzi, no. Sì, ma c'è una mossa di merda, zio Pera. Grazie al cazzo che ti rifiuto, zio Pera. Nella buona e nella cattiva sorte, i Pokémon saranno sempre i miei amici. Ragazzi, siamo pronti, signori. Non è vero, perché la porta è chiusa? Quindi non dobbiamo andare qui, ragazzuoli.
Qui è dopo. Qui è dopo, ragazzi. Quindi non è manco qua, ragazzuoli. Pensiamo dove cazzarola devo andare. No, è vero. Ma ragazzi, dovrebbe essere qui, vero? Giusto? Allora, proviamo. Proviamo, vediamo se è qua, ragazzi. Se no mi sto rincoglionendo, non mi ricordo un cazzo. Oh, sì, ragazzi, è qua. Ok. Sullo scavo c'è scritto sottomarino Explorer 1. Il sottomarino del Team Hydro ha rubato Selcepoli. Il Team Hydro deve essere arenato qui. Ok. Quindi dovrebbe essere qua, ragazzi. Ok. Perfetto. Sì. Antro abissale, ragazzi. Eccoci qua. Siamo pronti? Oh, cazzurala. Allora, antro abissale. Oh, merda, raga. Aspetta. Allora. Devo spaccare roccia, vai. Minchia, qua è tosta, secondo me, ragazzi. Vai così. Vai così. Qua serve il repellente, signori. Non male che l'ho comprati tanti. Allora, sconfiggiamo questo, vai. Poi sconfiggiamo. Ora sconfiggo tutti, ragazzi. Sconfiggo proprio tutti. Attenzione lì. Let's go. Let's go. Primeape? Lo Primeape, raga. Ok, l'abbiamo ucciso easy, ragazzi. Andiamo da questo, vai. Il sottomarino dentro è così stretto, sono tutto ammaccato. Oh no, fratello, come cazzo fai, fratello? Super. Vai. Ludicolo. È un po' ridicolo. Ok, ragazzi, comunque posso dire che Registeel ci sta facendo proprio tutti. Che non so se dobbiamo andare di qua o sopra, ragazzi. Però penso che c'è tanto da lutare qui. Capite? Allora, devo fare... così, così, così. E qua spacchi tutto, fratello, spacchi tutto. Vai, Zapdos. Con spaccaroccia, ragazzi, Zapdos. Ok. Oh, timido. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Popo, piri, piri, popo, piri, piporo, popo. Magni, maite, ragazzuoli. Ok, ho ucciso entrambi. Oh, andiamo sopra o sotto? Aspettate. Un attimo qua. Ok, è uguale, non cambia un cazzo, mi sa. Infatti. Qui che cos'è? Ah, la parte sopra, aspetta, fermi, 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 fermi tutti. Quindi se io vado qua, ragazzi. Scusate, quella parte che cos'è? Vai. Vai. Questa parte che cos'è? Ah, ma era quell'altra parte. Ma what the fuck, ragazzi? Allora, qua devo rompe questa, se non sbaglio. Io, ragazzi, è un trip questo gioco. Devo rompe questa, devo passare avanti con questa. Vai, vai, vai. Poi devo spaccare sta roccia. E spingere questa, ragazzi. Voglio dire di andare un attimo di qua. Ok. Attenzione. Attenzione, ragazzuoli. No. Come faccio a passare qua? Ah, ok. Ok, non l'avevo visto, ragazzi. Che testa di cazzo. Ok. Direi di andare qui. Non è vero. Non è vero. Non è vero, signori. Mamma mia, incredibile. Forse qui.
Ok, intanto l'effetto del repellente è finito. No. Ah, qua ragazzi. No. Oh, ma sono stupido io o non ci riesco, ragazzi? È vero. Allora. Perché se vado sopra mi fa andare sopra. Ah sì, devo andare qua, ragazzi. Ok. Poi. Comunque ti pare in coglioni, ragazzi, vi giuro. Non è qua. Devo andare di qua. Giusto? Giustissimo. Giustissimo, signori, giustissimo. E andiamo qua sopra. Oh Cristo. Famo lotta in singolo, famo lotta in singolo. Almeno alleniamo i Pokémon. Tranquilli, tranquilli, belli, belli, belli. In realtà sto giocando soltanto con Registeel, però. Ok, ragazzi, posso dire che ho ucciso entrambi con Registeel. Ma molto easy. No, che palle, ragazzi, ma che cos'è? Allora, dobbiamo andare. Devo fare questo di qua. Fai questo, fai così, fai così. Fai così, fai così. No, sono un coglione. Sono un coglione. Oddio, come cazzo si fa qua, ragazzi? Allora, aspetta. Ah, ok, mi sono capito. No? Io, ragazzi. Vabbè, ci rivediamo quando lo faccio, ragazzi, incredibile. Ragazzi, dopo 1000 anni ce l'ho fatta. Antra abissale. Oh, una Pokéball. Oh, terremoto. Terremoto, signori. Terremoto. Questa si impara, questa si impara. Speriamo che qualcuno me la impara, raga. Chi me la impara, terremoto? Blaziken? Registeel? Charizard? Ragazzi, per il meme. Ragazzi, per il meme, Charizard con terremoto, vai. Andiamo a attacco d'ala. Ragazzi, per il meme, Charizard con terremoto. Per il meme, raga. Ok, finito il repellente qua. Quindi ritorniamo di qua. Ho anche una bella palla ombra da utilizzare da qualcuno, eh. Allora. Signori? Oh cazzo. Ehi, fermati. Sei sempre tu. Ammira. Ammira la bellezza della forma dormiente del Pokémon antico Kyogre. Era da tempo che attendevo questo giorno. Non so come tu abbia fatto a seguirmi fino a qui, ma è tutto finito. Devi sparire adesso affinché io possa realizzare il mio sogno. Ragazzuoli. Ragazzuoli bellissimi. È arrivato il momento di uccidere questo grande Ivan Coglionazzo con Rattata, attenzione. Attenzione, ragazzi, Rattata 41, attenzione. No, ho fatto forza per sbaglio, il Zio Crea non è petto. Momo uccide, Momo uccide il Registeel. Oh, cazzo. Devo conferire artigli. Bravo. Bravo Registeel, Zio Crea. Pumpy, ok. Blaziken. Ok, ragazzi, godo tantissimo. Sì, usa la super pozione, vai, vai, vai. Ti ho fatto calcio ardente comunque, raga, eh. Prendiamo qua, c'è attacco rapido. Non è effetto, ok. Quindi se gli faccio un altro calcio ardente, penso che lo uccido, raga. Un'altra pozione, doppia pozione ho usato? Su Pumpy? Ma seriamente, ragazzi? Ma ora questo Fanfi se ne va a fanchiulo, raga, eh. Vai, triplo calcio ardente in bocca. Addio Fanfi. Bravo Blaziken. Explode. Un altro calcio ardente, ragazzi, non ha problemi.
questo blazer. Vai. Iperraggio. Porca troia. Eppure sta abbrio. Però ora deve ricaricarsi, vero? Iperraggio deve ricaricarsi, ragazzi, vero? Quindi, ferartigli. Merda, non gli ho tolto un cazzo. Il nemico si deve ricaricare. Forza antica. Dai, uno di vita, ragazzi! Ok. Vai con forza, Registeel. Vai, Registeel. Sei fortissimo, signore. Signorino Registeel. È venuto meglio su Ivan, ragazzuoli. I miei omaggi, devo riconoscere che hai del talento. Un attimo, questo è ancora in mio possesso. Con questa sfera rossa anche io crepo. Ragazzuoli? Eccolo qui. Si è svegliato Kyogre ed è scappato. Non ho fatto nulla, perché la sfera rossa? Dove è andato Kyogre? Le mie reclute mi hanno recapitato un messaggio dall'esterno. Di che cosa si tratta? Sta diluviando. Vai tutto secondo i piani. Abbiamo risvegliato Kyogre per realizzare il team idro di espandere il mare. Cosa? Sta piovendo più del previsto. Siamo in pericolo? Non può essere. Non mi capisci. Capacito. Non abbandonare il vostro posto e monitorate la situazione. Qualcosa è andato storto. La sfera rossa doveva svegliare e controllare Kyogre. Kyogre è scomparso. Perché? Perché? Che cosa hai combinato? Hai risvegliato Kyogre, non è vero, Ivan? Che cosa accadrà alla Terra? Non cesserà più di mai più di diluviare? I mari inghiottiranno la terraferma. Ma che cosa dici? Non fare l'arrogante con me. Non siete stati voi del Team Magma a fare infuriare Groudon? Intanto che avrò questa sfera rossa, riuscirò a controllare Kyogre. Almeno queste sono le mie intenzioni. Non abbiamo il tempo per prenderci in discussione. Esci di qui e vai a vedere con i tuoi occhi. Guarda se quello che hai architettato corrisponde al mondo che desideravi. Perché forza, devi uscire anche tu di qui. Che è successo? Che scena spaventosa è questa? Ho fatto un terribile errore? Io volevo solo... Capisci ora, Ivan? Vedi le conseguenze disastrose del tuo sogno? Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo fare qualcosa prima che la situazione ci sfugga di mano. Ricky, non dire niente. So di non avere il diritto di criticare Ivan, vista la situazione attuale. Dubbio che noi esseri umani saremo in grado di fare qualcosa. Ma non possiamo onestare, neppure stare lì con le mani in mano. Da me e Ivan pure segna questa situazione. Incredibile, un po' antichissimo. Il suo odore eccezionale ha sconvolto l'equilibrio naturale. Incredibile, ragazzuoli. Incredibile. Oh, Ricky, che succede? È terribile. Dopo l'ondata di caldo insopportabile è cominciato questo diluvio. Se non cessa tutta la regione di On, anzi il mondo intero, verrà sommerso. Una gigantesca nuvola si sta estendendo dal Senirite. Che cosa starà succedendo là? Non c'è nulla da discutere. Al Senirite avremo una risposta. Ricky, non so cosa voglio fare, ma che non sia niente di imprudente, ok? Andrò al Senirite. Ragazzi, ci andiamo anche noi subito. E salviamo lì, ragazzi, salviamo lì. Meno male che l'ho sbloccata subito, ragazzi, la città, almeno già sto lì proprio. Oddio, ragazzi, guarda il casino, ragazzi. Kyogre contro Groudon. Oddio. Oddio, ragazzi. Oddio. Che scena. Che scena, signori. Oddio, che scena. Mo' arriva Rayquaza, distrugge tutte e due, raga. Cazzarola, ragazzi. Cazzarola. Vi lascio con la suspense, ragazzuoli. Ragazzi, vi lascio con la suspense. Salviamo. E ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Spero che questo episodio vi sia veramente piaciuto, ragazzi, perché è un incontro bellissimo, devo dire veramente bello. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao belli!